Ed eccoci qui, buona domenica 4 di settembre, ore 9 puntualissimi e siamo di nuovo qua in onda con Colazione in Biblioteca. Ovviamente non sono da sola perché oltre a me c'è Aurora. Buongiorno Buongiorno Silvia, Aurora. che Ben bello ritrovata. risentirti. Ma quanto mi sei mancata, Aurora? Anche tu tantissimo, tantissimo, ma guarda, diciamo la verità a chi diciamo dedica quest'oretta ad ascoltare il nostro scambio. Noi in questa pausa estiva ci siamo preparate per Abbiamo arrivare, lavorato diciamo. per voi, come si suol Abbiamo dire. lavorato per voi e anche per noi, nel senso per un piacere che condividiamo. Piacere è reciproco, assolutamente. Io ho fatto fare i compiti a casa da Aurora, gli ho detto: Aurora, bisogna selezionare un po' di testi perché, come sapete, che il nostro progetto è quello di consigliare dei libri di testo che possano arricchire, no? La cultura della persona e possano, no? Portare un benessere che solo i libri sanno portare. E quindi Aurora ha fatto i compitini, l'ho messa proprio sotto tutta estate, se Tutta no l'ho l'estate. minacciata di chiuderla nello stanzino della biblioteca. Acci d'erba e non ci starei, sai. Poi ecco, dopo, se vi ricordate la puntata, insomma, di qualche domenica fa della strana biblioteca di Murakami, devo dire che, insomma, le biblioteche hanno sempre delle storie È particolari. stato Intanto, forte però, perché abbiamo sì. chiuso la puntata proprio con il protagonista che scendeva nella stanza e poi a te non ti abbiamo più sentito. Mistero. Acci d'erba, è vero! No, questa cosa è vero, è vero. Ci ho riflettuto adesso che l'hai detto. No, io me l'hai ricordato tu, però è vero che abbiamo Vedi? letto l'incipit del racconto e ci siamo fermati qui con questa discesa in Esatto. questa stanza segreta. Ma Esatto. siamo tornati più carichi che mai, nuova stagione, nuovi libri, anzi partiamo subito, dai, 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 che sono due bei libri oggi e Sì, quindi dobbiamo sì, sì, sì. E subito iniziare. per l'appunto, Silvia, allora, volevo portare due novità, non due novità editoriali, ma due novità nel panorama della letteratura a cui di solito ci approcciamo. Allora, il primo, io non sono una grandissimissima lettrice di fumetti, non è la mia prima passione, anche se, eccomi, affacciandomi, c'è proprio un mondo, dei Eh cultori sì. del fumetto. Però ecco, ci sono dei. Mi piace, amando il libro illustrato, il fumetto, insomma, è un po' l'unione della comunicazione grafica con quella scritta. E non posso non parlarvi di un caso che mi è capitato fra le mani l'anno scorso, perché è stato pubblicato in Italia nel 2021, ed è un fumetto di due maestri francesi. Hubert, che ha scritto il testo, e Zanzim, che ha curato le illustrazioni. Il fumetto si intitola Pelle d'uomo, edito in Italia da Bao Publishing, mentre invece in Francia uscì già nel 2020, quindi un anno prima, raccogliendo insomma numerosi riconoscimenti. Fra l'altro, ora noi naturalmente ne parleremo nell'edizione tradotta di Francesco Sadino. Allora, è un fumetto per adulti, perché ecco, sfatiamo subito il mito, i fumetti non sono per ragazzini, non ci sono solo fumetti di supereroi, ma i fumetti ormai, insomma, da una quindicina d'anni a questa parte, trattano anche delle tematiche sociali, Esatto. molto, molto, molto profonde e in maniera molto efficace, delicata, comunicativa, diretta. Oh, ho usato tutti i sinonimi che potevo trovare. Allora, eccoci qua. Quindi il fumetto, lo conosci, Silvia, vero? Lo conosco, che tra l'altro lo conosco anche perché avevo letto un articolo, ahimè, nel 2020 sulla scomparsa
di Hubert, perché diciamo che questo è un po' quello che, se non sbaglio, rappresenta il testamento spirituale dello sceneggiatore, perché effettivamente è scomparso nel 2020, giovane, perché 49 anni, quindi. Sì. Poi io amo, mi piace molto la sua, questo approccio poetico, un po' poetico e un po' favola che lui ha. Non è molto conosciuto, credo, in Italia come autore, però se qualcuno ha già letto qualche suo testo, sicuramente lo ritrova anche in questo, qualche libro suo. Bravissima. Sì, esatto, infatti è diciamo, qui da noi è arrivato postumo la pubblicazione di questo fumetto e è vero che ha una poetica molto particolare, molto delicata. Sono d'accordo con te anche nel trattare un argomento che ora piano piano insomma entriamo Sì, sempre sono di più. due argomenti belli delicatini, diciamo, all'interno del testo, quindi magistralmente Verissimo, trattati, sì. verissimo. Allora entriamo un po' più nel vivo perché ora senza svelarvi troppo. No, Allora, perché lì il bisogna proprio gustarselo. È un classico libro esatto. dove bisogna proprio leggere il fumetto per infilarsi nella storia, che poi insomma è anche abbastanza. Io ho trovato anche dei pezzi molto divertenti in tutto questo, comunque. Anch'io, esatto, c'è poi questa cosa che è molto francese, molto inglese, ecco, quest'ironia con cui insomma si riesce a parlare anche di cose che magari noi in Italia abbiamo un po' più di difficoltà a trovare quella linea, no? A volte o la oltrepassiamo troppo e diventa quasi aggressivo, scurrile, insomma. Invece, ecco, gli anglosassoni e i francesi hanno proprio un modo diverso di approcciarsi a tematiche così importanti. Allora, di cosa si tratta? Abbiamo detto già il titolo incuriosisce molto, il titolo del fumetto è Pelle d'uomo. Si presenta, è un formato grande, cartonato, bellissimo. La copertina iniziale su sfondo blu riprende le miniature medievali. E l'immagine di copertina già è questa che mi ha attirato, sai che io È sono. vero, anche a me. C'è una fanciulla bellissima che guarda il lettore, e sta infilando, non si capisce bene cosa, sembra un costume e in realtà poi associandolo al titolo vedi pelle d'uomo. Questa fanciulla Esatto. sta infilando come un abito, come la tuta di Eva Kent di Diabolik, una pelle d'uomo. Quindi un volto da uomo, i capelli di un giovane uomo. Ed ecco, questo è come si presenta. Quindi bellissimo, è diviso in capitoli. Il primo capitolo che si intitola Una fanciulla assai graziosa, ci presenta la protagonista, che è la ragazza che è in copertina. Si chiama Bianca, è una ragazza molto molto giovane, aristocratica, ambientazione, un medioevo non meglio definito, insomma, non ci sono elementi temporali o geografici che ci possano indurre a capire di che città si tratta o in che anno preciso si svolga, però siamo nel Medioevo, si vede dagli abiti, dalle usanze, dai costumi e insomma e anche dalla bellissima ambientazione che Zanzim ha saputo ricreare, insomma, con i suoi disegni. Oh, che cosa succede a Bianca? E qui entriamo nella tematica. Bianca, come tutte le ragazze nobili, insomma, dell'epoca e non solo, viene promessa sposa. Non può che accettare la decisione della sua famiglia, anche se molto a malincuore, perché lei è una ragazza estremamente moderna e sogna di sposarsi con un uomo di cui è veramente innamorata. Quindi lì per lì si abbandona alla sua disperazione quando una zia la incontra segretamente e
e condivide con Bianca un segreto che da generazioni le donne della sua famiglia si tramandano. E questo segreto è che nelle soffitte del loro palazzo, in un baule nascosto, viene custodita questa pelle d'uomo. Questo è quindi, ecco l'elemento magico. Questa pelle d'uomo indossata dà proprio le sembianze di un uomo. Come dire, è come un costume di un supereroe. Per intendersi, ecco, a me ha fatto pensare un po' a questo, no? I supereroi che rivestono questi costumi, che li trasformano. Lo Esatto. stesso fa Bianca. Quando è Bianca con le sue sembianze genetiche naturali, diventa Lorenzo quando indossa questa pelle d'uomo che la trasforma proprio in un ragazzo, ma all'interno c'è Bianca Infatti pensante e col sì. è molto carino il pezzo dove c'è la zia che insegna a comportarsi. Bianca dice: non devi camminare così, devi fare la voce un po' più bassa perché un uomo non ha una voce acuta. Cioè, è molto carino Esatto. quel pezzo. Esatto, assolutamente, perché lei si ritrova improvvisamente ad avere questo corpo maschile di un bellissimo ragazzo, fra l'altro lei è tanto bella da ragazza quanto lo è anche quando si trasforma in Lorenzo, e però non sa come muoversi, non sa come atteggiarsi, è troppo aggraziata, è troppo. E la zia le insegna: no, così ti scopriranno subito, devi Esatto. muoverti in un certo modo, camminare in un certo modo, insomma. E così Bianca, e a cosa serve questa pelle d'uomo che le donne della famiglia si tramandano di generazione in generazione? Serve finalmente, ovviamente, a calarsi nell'altro punto di vista, a diventare uomini e a entrare come un uomo nel mondo maschile, per conoscerli meglio, per conoscere anche i loro futuri mariti, condividendo delle esperienze che non avrebbero mai potuto condividere con le loro sembianze femminili. Esatto. E questo, esatto, è, diciamo, la storia in generale, ma ora la approfondiamo un po' di più. Allora, lasciamo forse ad una piccola pausa musicale e Sì, riprendiamo fra un direi ci attimo. Che... esatto, ci ascoltiamo un brano e poi rientriamo così torniamo a parlare proprio del libro. Perfetto. Ed eccoci di nuovo qui, Radio Nord Borealis, siamo qua in compagnia di Aurora, qua nella nostra biblioteca della radio, qui la nostra bella colazione domenicale con un bellissimo libro, un fumetto tra l'altro oggi, libro barra fumetto, che parla di temi delicatini, anche attuale, perché alla fine è un libro bello da sfogliare, in alcune parti un pochino più divertente, ma che ci porta proprio in una componente, in una connotazione molto realistica di questo volume, no, Aurora? Verissimo, verissimo, guarda. Allora, l'hai proprio definito bene, perché ha delle componenti, esatto, molto attuali e molto realistiche. Si tratta, in realtà, ecco, definiamolo un fumetto, un racconto fiabesco, che ha come tematiche, ora le diamo, diciamole, il patriarcato e l'identità di genere attraverso, diciamo, lo stratagemma, insomma, di raccontare la storia della nostra protagonista Bianca, promessa sposa a un giovane valoroso, che, come dicevamo prima, riceve in eredità dalle donne della sua famiglia una pelle d'uomo attraverso la quale si trasforma proprio in un ragazzo nelle sembianze, ma non nell'animo. Hubert e Zanzim parlano di una tematica
molto molto attuale, come dicevamo prima, con un grande equilibrio veramente tra forma e messaggio, cioè la loro, perché lo trovo bellissimo questo fumetto. E di solito, ecco, io, come sai, no, appassionata di libri illustrati, quelli che di solito preferiscono sono quelli in cui l'autore del testo è anche autore delle illustrazioni, perché proprio lì c'è, si sposa, cioè si vede che l'illustrazione partecipa alla narrazione in maniera perfetta. In questo caso, anche se l'autore della storia non è lo stesso dei disegni, c'è una comunione e un'intesa perfetta. Zanzima accompagna Hubert con una grazia estrema. Riconosciamo il suo tratto, fra l'altro, sintetico, elegante, a volte anche grottesco, e non ci sta male in questo tipo di racconto. Pelle d'uomo, esatto, è l'incontro perfetto fra l'autore e lo scrittore, e appunto ci apre la mente su temi attualissimi. Andiamo un pochino avanti nella storia senza raccontarne troppa. Quindi Bianca riesce ad avvicinarsi al suo futuro sposo e lo conosce in una taverna sotto le sembianze di Lorenzo, quindi diventano amici. Cosa succede allora durante il racconto? Insomma, un momento chiave sono le celebrazioni del carnevale che animano questa città non meglio definita, che può essere, a me ha fatto pensare molto a Firenze, ma forse perché la vedo, è molto vicina a me, sai che io sono qui in Toscana e Guarda, quindi. io quando avevo letto il libro ero poi andata a vedere qualche recensione. Più di una persona proprio contestualizzava il libro in una Firenze rinascimentale, no? Un rinascimento italiano su questo tardo medievale un po' strano. Però sì, in più di un'occasione le persone hanno dato, i lettori e anche qualche critico ha dato una connotazione sulla Firenze rinascimentale. Allora, vedi, A me questa piace anche a impressione. me, anche a me piace pensarlo, quindi patteggio anch'io per la Firenze. Esatto, ma poi proprio per questa, non è Venezia, nonostante il carnevale, No. ovviamente non è Venezia, l'ambientazione non si riconosce, insomma, che non è una città sul mare, diciamo, e né sulla laguna, ma è una città ed è una grande città ed è Firenze, basta, l'abbiamo decretato, lo è senz'altro, anche se loro, Poi se l'autore non lo non ha è, mai. ci scuseranno. Ci scuserà, ma non è, io Ma in non realtà ho non viene cercato. citata però, cioè lo puoi Mai, mai. forse dare da qualche disegno che Ma. ti lascia pensare, però alla fine il Rinascimento c'è anche non solo a Firenze, quindi Come è no? un po' così, Però però. anch'io ho cercato di vedere, non so se qualche stemma di qualche famiglia, se riuscissi a. Invece no, è veramente. Non c'è nulla che ti possa riportare, insomma, Beh, a ognuno una la può ricostruzione riportare a dove gli storica. pare. Diciamo così, Esatto, ognuno se la esatto. contestualizza dove vuole, via. Verissimo. E insomma, allora, questa festa di carnevale che duravano settimane all'epoca, che era proprio l'occasione di per una città di lasciarsi andare, di scoprire nuove dinamiche in cui il povero, il ricco, le donne e gli uomini si mescolavano in queste giornate senza pensare a identità, importanza, potere. E quindi durante questo carnevale Bianca conosce il suo futuro sposo e succederanno dei colpi di scena incredibili che non vi posso svelare perché sennò vi dico delle cose troppo importanti per lo svolgimento del racconto che ci porteranno veramente ad apprezzare questo
quest'opera nella relazione che questi due giovani riescono a tessere, che va al di là della loro identità, del loro potere, della loro nascita, insomma, aristocratica o meno, nobiliare o meno. E quindi, insomma, Hubert riesce a parlare di una tematica attualissima, quella del riconoscersi e di conoscersi al di là di tutte le nostre sovrastrutture. E di questo, insomma, parla questo romanzo. Scusami, vedi, questo fumetto, Abituata a questo parlare di fumetto. romanzi, e quindi quando poi usciamo da quell'ambito lì, anche arriva l'abitudine, no? Però Esatto. ti Allora, scusiamo lo stesso. grazie. Volevo dire una cosa, perché in realtà questo fumetto è come dicevamo prima un pochino, è importantissimo, cioè è stato preso, è un esempio anche, io a volte lo uso con ragazzi molto grandi, delle superiori, proprio per parlare anche dell'identità di genere. Non vi posso dire perché, però ecco, ci sono delle dinamiche che accadono insomma fra i due protagonisti che appunto ci portano a parlare di come loro di come loro vivono il loro incontro amoroso Esatto. e che va al di là insomma del loro genere davvero e quindi ecco non voglio svelarvi molto di più. Cosa possiamo diciamo qualche ultima cosa, dai, su per invogliarvi a leggere. Allora, diciamo che Pelle d'Uomo affronta questa tematica dell'identità con estrema ironia, come dicevi tu prima, e con intelligenza. Non ci sono, logicamente, questa donna che si ritrova ad essere improvvisamente nel corpo di un uomo ben funzionante, con tutte le. Si ritrova ad interrogarsi su come l'uomo vede la donna, come la donna reagisce, e questo è molto interessante, questo scambio che hanno i protagonisti. Però c'è sempre una sensibilità sempre presente, onnipresente, e che ci permette di approcciarci, insomma, al fumetto veramente in maniera serena, non è mai fuori posto. Ecco, nella sua realizzazione, insomma, diciamo che per me questa unione della maestria di Hubert e delle illustrazioni di Zanzin ne creano il capolavoro che ha vinto numerosissimi festival, non solo francesi ma altrove, del fumetto. Dal 2020 in poi. Allora, vi vorrei, senza leggervi molto, ma salutare, perlomeno per questa prima, libro dedicato agli adulti, con l'incipit. Che ne dici, Silvia? Sai che io ti lascio fare, non posso assolutamente privarmi di questo deliziosissimo momento, quindi Vado, ti vado. lascio la Allora. scena, tutto tuo. Prima pagina, grazie. Prima pagina del fumetto si apre su una veduta, su una piazza piena di gente, no? Luogo di incontro. E alla finestra tre dame, la nostra protagonista al centro ed ecco i suoi pensieri. Ognuno di noi sa bene che la strada per l'inferno è lastricata di buone intenzioni. E che sovente la ragione prende strane deviazioni. La storia che sto per raccontarvi ne è la prova, e posso dirlo senza paura di essere smentita. Io ne fui protagonista e testimone allo stesso tempo, ma questo, per fortuna, nessuno lo saprà mai. Non avevo ancora compiuto 18 anni quando la mia innocenza mi venne strappata via da una serie di eventi che mi aprirono gli occhi in maniera inaspettata.